esposti, riteniamo di poter individuare quale città capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, la città di Gibelli. Grande emozione diventare capitale italiana dell'arte contemporanea per Gibellina. Tra l'altro questo è il primo titolo e rappresenta un momento importante legato a quel percorso iniziato da Ludovico Corrao, che poi è stato continuato, ma chiaramente la nuova identità della città collegata all'arte contemporanea è legata alla sua visione. Quella che veniva chiamata utopia di Ludovico Corrao è diventata già realtà negli anni e oggi abbiamo avuto la conferma che quella era la strada giusta, la strada corretta per perseguire un futuro che è collegato all'arte e che l'arte può diventare motore anche dal punto di vista economico e sociale. Tra l'altro credo che questo diventi un messaggio per tutto il mondo, perché Gibellina rappresenta un esempio di rinascita, di resilienza di fronte ad una tragedia. Nasce una nuova città con una nuova identità, con un grande patrimonio, e quindi questo è il grande messaggio che proviene da questo momento. Grazie chiaramente a tutti, grazie. Questa è una candidatura e un premio non solo a Gibellina, ma a tutto il territorio della Valle del Belice, a tutto il territorio della provincia. Grazie ancora a tutti i sindaci, grazie alla regione.